L'arma dei carabinieri e le istituzioni cittadine e regionali ricordano Giuliano Guazzelli, il maresciallo ucciso dalla mafia. L'assessore regionale al lavoro fa tappe in città per consegnare nuove attrezzature informatiche per i centri dell'impiego. L'amministratore delegato di Enel annuncia il via all'investimento di 1 milione di euro per il rigassificatore di Porto Empedocle. Firmato protocollo d'intesa in prefettura, obiettivo favorire l'interscambio delle informazioni su fenomeni legati a truffe e furti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Con una cerimonia di gala al Teatro Pirandello di Agrigento si è conclusa la giornata di commemorazione dedicata ieri dall'Arma dei Carabinieri e dalle istituzioni cittadine e regionali alla commemorazione di Giuliano Guazzelli, il maresciallo ucciso dalla mafia 30 anni fa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è conclusa ieri sera con un evento di gala la giornata in onore del maresciallo Guazzelli, che l'Arma dei Carabinieri ha voluto dedicare in occasione dei suoi 30 anni dall'uccisione. Dopo la messa in cattedrale, la deposizione della corona di alloro nel luogo dell'agguato, lo spettacolo a inviti che ha visto per l'appunto l'esibizione della fanfara diretta dal luogotenente maestro Paolo Mario Sena, che hanno allietato il pubblico presente con l'esecuzione di diversi brani classici tratti anche da musiche di film, come quelle ispirate al maestro Ennio Morricone. Spettacolo intervallato con i racconti fatti dal giornalista Felice Cavallaro e Mario Incudine, raccontando la strada degli scrittori e indicandola come la strada della legalità. Sì, è una grande manifestazione che solamente ha la parte più importante nel ricordo del nostro maresciallo Guazzelli, al di là dello spettacolo e della musica. È fondamentale, diciamo, come abbiamo fatto stamattina durante la Santa Messa, ricordare il nostro eroe. Sicuramente è un fatto particolare considerando l'evento, ecco, cosa ci proporrete? Beh, la serata si apre con una sinfonia di Vincenzo Bellini, quindi sarebbe anche un doveroso omaggio alla terra siciliana. Si proseguirà poi con una canzone che canterà Mario Incudine, sarebbe la mattinata siciliana, dei brani anche delle colonne sonore di Morricone, diciamo, un programma molto vario anche per accontentare tutti i palati. La vostra sicuramente è una fanfara di alto livello anche da un punto di vista musicale, ecco, qualche informazione tecnica sulla sua composizione? Sì, allora la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia opera sui territori di Sicilia e di Calabria, ha sede presso la sede del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia nella caserma Bonsignore di Palermo e il nostro impiego è diciamo prettamente in altre manifestazioni come anche a carattere sportivo, a carattere sociale, ma soprattutto a carattere militare. Come questa sera. Quanto durerà il concerto? Ma il concerto all'incirca siamo sui tempi canonici di ecco un'ora. Ci saranno poi degli interventi del dottor Cavallaro, di Mario Incudine, che faranno un ricordo al loro modo, in maniera molto originale, del maresciallo Guazzelli. Beh, noi come Strada degli Scrittori ribadiamo che questa idea di valorizzare i luoghi dove sono nati Sciascia, Pirandello, Camilleri, dove ha lavorato Tomasi di Lampedusa e tanti altri scrittori, vale se consideriamo la strada degli scrittori strada della legalità. Quindi è la strada dove, è vero, sono stati trucidati il giudice Setta con suo figlio, il giudice Livatino, il maresciallo Guazzelli, ma è anche la terra in cui Papa Wojtyła venne a piantare quella famosa croce invocando il giudizio di Dio contro i boss, sui boss, e quindi ci ispiriamo soltanto all'idea di una concordia ritrovata, di un tempio della concordia che è un po' il simbolo di un incrocio di culture, di tolleranza, di civiltà, spesso purtroppo dimenticate e offuscate. Una piccola anteprima di quello che ci proporrà, cosa vedranno? Vedranno anche la teatralizzazione di questo dramma che è la mafia, grazie al ruolo di Mario Incudine, un grande attore che contribuirà a rendere omaggio al maresciallo Guazzelli. Diversi momenti di ricordi del maresciallo Guazzelli, tra i tanti un collegamento telefonico con il magistrato che allora era di turno e che seguì durante l'agguato
Michele Emiliano, ora presidente della Regione Puglia. La serata è servita anche per ricordare la figura del professore Pietro Carmine e le altre vittime di Ravanusa. E ha visto anche la scoperta fatta dal liceo classico Empedocle di un altro studente illustre del passato, così come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. A sedere tra i banchi del liceo Empedocle ci fu allora anche il giovanissimo Carlo Alberto Dalla Chiesa. La dirigente scolastica Gatto ha consegnato una copia della sua pagella al comandante Riccardo Galletta. Ha dato l'opportunità ai giovani del liceo Empedocle, insomma, di essere i protagonisti, perché sapere che tra quelle mura ha studiato un alunno emerito, un alunno eccellente come il piccolo Carlo Alberto, perché all'epoca appunto negli anni 30-31 frequentava la prima ginnasio, perché all'epoca appunto avevamo la scuola media praticamente della riforma gentile, quella del 1923. E già alla scuola media erano divisi appunto gli studi classici dagli studi professionali cosiddetti. E quindi insomma la ricerca è avvenuta appunto all'interno dell'archivio, che diventa una specie di museo storico. Ricordo e sono sempre stato particolarmente poi legato alla figura di Marciano Mazzelli. Perché? Perché Marciano Mazzelli è toscano, cioè è lucchese, io fiorentino. Ho capito poi tante cose del maresciallo Mazzelli quando sono venuto in Sicilia. Ho capito come può un toscano innamorarsi di questa terra e dare tutto se stesso per questa terra. Non come lui, per carità, che ho letto per certi motivi a modello anche, no? L'ispiratore lì. Però ecco, ho capito fortemente che cosa lo animasse. Elementi di speranza, ma sì, assolutamente sì. Il sacrificio di tanti carabinieri, di tanti appartenenti alle forze dell'ordine, di tanti magistrati, poi la mafia ha colpito trasversalmente, cioè, tutti i giornalisti, religiosi, rappresentanti, amministratori seri. Non è un sacrificio, a mio avviso, vano. A conclusione una grande ovazione del pubblico per l'esibizione della finale della benemerita L'Inno dei Carabinieri. Presentato 18 anni fa, ma fermo da 7, dopo aver ottenuto i permessi e affrontato i ricorsi dei comitati locali che vi si opponevano, preoccupati per la vocazione turistica della zona, torna d'attualità il progetto del rigassificatore di Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Nelle azioni per sostituire il gas russo, l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha annunciato la ripresa del progetto con un investimento di circa 1 miliardo. I dettagli nel servizio. 1 miliardo di euro per riprendere il progetto del rigassificatore di Porto Empedocle e realizzare l'opera. Dopo settimane di sostanziale silenzio, Enel entra in campo a gamba tesa sulla possibilità di realizzare l'impianto energetico nell'Agrigentino. A rilasciare dichiarazioni inequivocabili, riportate dall'ANSA, è l'amministratore delegato del gruppo, Francesco Starace. È lui ad annunciare la ripresa di un investimento che era purtroppo stato messo in naftalina 7 anni fa da parte dei governi precedenti per la rigassificazione a Porto Empedocle. Un terminale di rigassificazione continua a Storace che ha tutti i permessi che per 7 anni abbiamo rinnovato anno per anno, aspettando che ci fosse finalmente il via libera per questo tipo di investimento. 1 miliardo circa su Porto Empedocle per attrezzare la Sicilia a ricevere navi gasiere e dare flessibilità di fornitura di gas.
insomma un interessamento senza se e senza ma, che non tira in ballo, almeno per quanto al momento noto, quella che era parsa una questione dirimente per Enel, cioè la dichiarazione di strategicità dell'opera. Superate invece appaiono le riflessioni dello stesso Ministero della Transizione Ecologica sulla possibilità di utilizzare rigassificatori offshore invece che strutture fisse nei porti. L'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone di Agrigento, per parlare di potenziamento e nuovi servizi offerti dai centri dell'impiego contestualmente alla consegna di nuove attrezzature informatiche. Arturo Cantella. Assessore, oggi questa visita ad Agrigento per annunciare delle novità che state organizzando come assessorato, ecco quali? Beh, più che un annuncio, una realizzazione, siamo in una fase avanzata di riorganizzazione dei centri per l'impiego con interventi da un punto di vista strutturale ma fondamentalmente anche organizzativo. Oggi consegneremo i computer tablet a tutti i dipendenti con una SIM dedicata in maniera tale che stiamo realizzando un progetto di mettere in rete tutti i dipendenti del Centro per l'Impiego della Sicilia, in maniera tale che il problema di uno è il problema di tutti e la soluzione dell'ultimo è la soluzione di ciascuno di essi. Un grande passo in avanti in una fase di rafforzamento del mondo del sistema di arruolamento del Centro per l'Impiego. Abbiamo realizzato la piattaforma di incontro domanda offerta, rafforzeremo ormai nelle prossime settimane, è pronto a partire il concorso per il potenziamento dei centri per l'impiego, 1170 persone che andranno a distribuirsi su tutto il territorio. Confido che da Agrigento, dove vi è un'organizzazione eccellente, una strada già arata, parte questo nuovo sistema moderno, ben organizzato, ben collegato da un punto di vista anche informatico, perché il cittadino abbia immediatamente una risposta. Tante le cose in campo, abbiamo garanzia giovani 2, ci aspettiamo oltre 200.000 giovani che si distribuiscono attraverso le misure di garanzia giovani. Abbiamo avuto ieri notizia ufficiale che è stato approvato il piano dell'inserimento del mondo del lavoro di GOL, che è il piano nazionale ripresa e resilienza, oltre 100 milioni di euro per il 2022. C'è tanta roba, speriamo veramente di dare una risposta al problema più grande dei cittadini della nostra terra, che è il lavoro. Ecco, spesso le misure ci sono, si fanno tanti annunci, però ci arrivano in redazione tante lamentele di aziende che, nonostante abbiano fatto richieste di giovani, garanzie giovani, altre iniziative, ancora non partono. C'è insomma una lentezza nell'attuazione delle leggi che fate, nei finanziamenti. Come mai, assessore? Ma guardi, noi non annunziamo le cose, ma ovviamente veniamo a verificare la realizzazione delle cose che abbiamo fatto anche per garanzia giovani 2. Ci sono le agenzie per il lavoro, le strutture di centri di formazione che hanno dato tanta disponibilità, hanno difficoltà perché forse qualcuno di queste strutture ha dato una maggiore disponibilità rispetto alla capacità realizzativa. Stiamo proprio verificando tutte queste situazioni, abbiamo in questi giorni un incontro con questo mondo, perché chi è pronto parta, non è più il momento di perdere tempo. Per quanto riguarda garanzia giovani, 7 erano le misure e per la prima volta in Italia abbiamo messo tutte e 7 contemporaneamente, così i ragazzi sapranno orientarsi verso i tirocini professionalizzanti piuttosto che l'inserimento nel mondo del lavoro o piuttosto che il perfezionamento linguistico. Vi è un ventaglio aperto, adesso verificheremo che tutto puntualmente possa realizzarsi così come noi abbiamo programmato. Il vostro impegno anche verso la solidarietà sociale, mi riferisco anche al post-Covid, a famiglie che ancora hanno bisogno. Ma abbiamo distribuito oltre 100 milioni di fondi POC, anzi addirittura i comuni non hanno speso, alcuni comuni non sono arrivati a spendere queste risorse, vuol dire che abbiamo raggiunto tutti. Adesso siamo impegnati con la vicenda dell'Ucraina, perché purtroppo ci dobbiamo abituare a una condizione che ci occuperà per una buona organizzazione di accoglienza. Abbiamo fatto una piattaforma, tra l'altro ne approfitto, che si chiama Sicilia per l'Ucraina, basta cercare la piattaforma, c'è un QR code, chi ha disponibilità di accoglienza o anche
e di servizi lei dia, abbiamo accentrato tutto a livello regionale, stiamo trasferendo alle prefetture e ai comuni le disponibilità ricevute. In questo momento oltre 6.000 posti, quindi è una grande risposta di generosità del popolo siciliano che stiamo cercando ovviamente di armonizzare. Una domanda di politica: il centrodestra spaccato, diceva oggi il giornale della Repubblica, ecco, ci sarà una ricompattazione del centrodestra verso le prossime elezioni, assessore? Ma io non mi preoccuperei, queste sono le querele che ci sono prima di tutte le grandi vicende elettorali. Io credo che il centrodestra di Sicilia è forte, interpreta il cuore della gran parte dei siciliani e ha il dovere di trovare la migliore sintesi per il rilancio della nostra terra. Oggi una visita dell'assessore Scavone qui ad Agrigento, perché ci sono delle novità anche in merito, no? Sì, c'è tutta una serie di attività previste dalla Giunta regionale sul potenziamento per i centri per l'impiego. L'assessore assieme al dirigente generale Gaetano Sciacca oggi fanno tappa ad Agrigento per presentare tutta una serie di iniziative a supporto di questo potenziamento per i centri per l'impiego e le politiche attive sul lavoro. Oggi in particolare verranno a portare qui, a distribuire al nostro personale, ai nostri operatori, tutta una serie di tablet e altri strumenti atti a migliorare questo tipo di attività. Inoltre presenteranno il nuovo goal, cioè le nuove politiche attive sul lavoro, e quindi aspettiamo l'assessore che chiaramente illustrerà meglio queste attività della Giunta di Governo. Ance Agrigento a gamba tesa contro il governo del far sapere cinematografico. Garantire strade sicure e servizi decorosi sembra un lusso riservato ai grandi eventi. Vediamo. Il presidente dell'Ance di Agrigento degli imprenditori edili, Carmelo Salamone, interviene in seguito alla realizzazione di diversi cantieri, da ultimo per lo svolgimento del Giro di Sicilia, affermando come perché i cittadini non hanno diritto alle strade sicure. Più che un governo del fare, afferma Salamone, mi sembra che ci si trovi davanti a un governo del far sapere. Se una volta si diceva che era necessario l'arrivo del Papa per poter asfaltare le strade, oggi i cittadini devono sperare nell'arrivo di manifestazioni sportive per avere il diritto a infrastrutture più sicure e più moderne, e questo è inaccettabile. Il presidente provinciale dell'Ance di Agrigento, Carmelo Salamone, afferma come, volendo tacere di spot TV, autocelebrativi e altre amenità che provocano profonda amarezza in chi rappresenta una categoria, quella delle imprese edili, che oggi si trova a chiedere il pagamento di fatture emesse nei confronti di enti pubblici risalenti a quasi un anno fa, vorremmo farci portavoce della incredulità dei cittadini che oggi vedono una regione che il dottor Jekyll e Mr. Hyde, lenta, lentissima, quasi ai limiti dell'immobilismo, nel 90% dei casi celere e efficiente quando si tratta di occasioni di visibilità all'esterno, come ad esempio il prossimo Giro di Sicilia che si svolgerà. Sia chiaro, ben vengano queste opportunità, continua Salamone, di promozione, ma non si capisce perché la politica garantire strade sicure senza decorosi e rispetti gli accordi contrattuali con le imprese sia meno interessante rispetto ai grandi eventi, che sia solo un problema di gusto cinematografico, conclude il comunicato stampa del presidente dell'Ance, Carmelo Salamone. Caro materie prime e cantieri a rischio, perché i prezzi che hanno guidato le gare d'appalto affidate mesi fa non sono più paragonabili a quelli di oggi, e ora la situazione non è più sostenibile, e senza altri aiuti concreti l'unica strada è rescindere i contratti, anche se nessuno vuole avere sul proprio territorio cantieri a metà. I dettagli nel servizio. Ad ascoltare questo servizio agli sprovveduti verrà da chiedersi: ma che c'entra Brescia? Già, che c'entra Brescia? C'entra perché il grido d'aiuto viene lanciato stavolta dall'operosa città lombarda, ma che potrebbe allargarsi a macchia di leopardo, non risparmiando per nulla le nostre fragili economie del meridione d'Italia. L'associazione dei costruttori edili bresciana, lo si apprende dalla stampa di quell'Interland, ma non solamente, sta inviando agli associati e professionisti, ai politici del territorio, un vero e proprio avviso, verrebbe da dire, ai naviganti, sulla situazione drammatica che vive il comparto.
e che probabilmente qualcuno avrebbe dovuto prevedere o prevenire. Un grido di allarme cita la missiva che nessuno può non ascoltare e che potrebbe avere un impatto non indifferente sul bilancio dello Stato. Per cercare di salvare continuano posti di lavoro, imprese e infrastrutture. Una lettera datata 14 marzo scorso, nella quale si accendono tantissimi campanelli di allarme per l'aumento dei prezzi a partire dalle materie prime all'energia, che paralizza il settore e blocca i cantieri. Una situazione continuano che ha assunto una gravità inaudita, per la quale le imprese edili sono costrette a dover scegliere se agire sugli attuali contratti, rescindendoli, oppure rischiare di chiudere l'attività, come afferma il presidente Massimo Angelo Del Dossi. Trattative quotidiane coi fornitori, offerte varianti quasi giornalmente, tempi di attesa per ricevere i materiali ordinati diventati indefinibili, non sicuri addirittura che arrivi l'intera ordinativa. A pagare il prezzo degli aumenti continuano sono le migliaia di cantieri ad oggi attivi e quelli futuri, dicono. Cantieri per le opere di efficientamento energetico, ai bonus edilizi, ma anche quelli del PNRR, che per carenza di materie prime si fermeranno e le opere non potranno essere realizzate, avverte Del Dossi, spingendosi a suggerire alle imprese associate di chiedere una immediata sospensione delle opere in corso di esecuzione, accompagnata dalla richiesta di aprire urgentemente un tavolo di confronto con le amministrazioni di riferimento per trovare soluzioni negoziali evidentemente straordinarie tra imprese e stazioni appaltanti per soddisfare gli interessi di ambo le parti, considerate anche le maglie strette del codice dei contratti pubblici, che non prevede al proprio interno soluzioni eccezionali a situazioni estreme come quelle che si stanno attraversando attualmente. Lettera concludono scritta alle stazioni appaltanti e alle altre rappresentanze, basandosi su progetti, appalti mandati in gara e prezzi inadeguati, che stando così le cose, aggiungiamo noi, si ripercuoteranno quasi certamente sul tanto sbandierato ammodernamento del nostro sud attraverso l'arrivo dei tanto decantati fondi del PNRR per colmare quel gap infrastrutturale che ci vede penalizzati rispetto ad altre porzioni d'Europa. Morti bianche e infortuni sul lavoro. Agrigento al quinto posto in Sicilia. Sono numeri allarmanti che impongono un costante aggiornamento professionale in materia di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nei processi di esecuzione delle costruzioni. Arturo Cantella. Sono 23.624 gli infortuni sul lavoro che si sono registrati dall'INAIL nel 2021 sull'intero territorio regionale, di cui il 15% relativi al settore delle costruzioni. I decessi registrati nello stesso periodo sono invece 62, di cui 7 riguardano i cantieri ricadenti nell'Agrigentino, che si colloca al quinto posto nella speciale classifica regionale delle morti bianche. Sono numeri allarmanti che impongono un costante aggiornamento professionale in materia di sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo di esecuzione delle costruzioni, a partire da chi è preposto a ruoli delicati come quelli della progettazione e della direzione dei lavori. In questo contesto interviene l'Ordine degli Architetti, affermando come la collaborazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo ha lanciato un nuovo corso di 120 ore per la formazione della figura del coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Siamo ben consapevoli, afferma il presidente dell'Ordine, architetto Rino Lamendola, del ruolo fondamentale che l'architetto ha nella realizzazione e nella manifestazione delle nostre costruzioni, per cui puntiamo molto sul suo costante aggiornamento professionale sui temi della sicurezza e sulle misure da adottare per evitare quegli infortuni sul lavoro che purtroppo nel corso del 2021 hanno fatto registrare su scala regionale un incremento del 7% rispetto agli infortuni che si sono registrati nel 2020, superando la soglia dei 23.000 casi, con 62 decessi, di cui 7 in provincia di Agrigento. Il corso di 120 ore si articolerà in 4 moduli, sviluppati nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina, dal prossimo 22 aprile al 9 luglio. Il primo sarà di 28 ore e riguarderà la parte teorica, il secondo di 52 ore
la parte tecnica, il terzo di 16 ore la parte metodologico-organizzativa, mentre il quarto di 24 ore riguarderà la parte pratica. Il corso si concluderà con una verifica finale di apprendimento. Da oggi chi è interessato potrà consultare il programma e compilare l'apposito spazio per l'iscrizione al corso sul sito istituzionale dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Io credo che sia il tempo di uscire da questo dualismo pontisti-no-pontisti, non per ragioni ideologiche che sono assolutamente superate, ma per ragioni concrete, materiali. Il ponte non è ad oggi un'opera di cui il governo intende interessarsi. Abbiamo l'opportunità del PNRR che prevede la nascita di infrastrutture, il potenziamento delle infrastrutture regionali. Io credo che la Sicilia debba puntare a quello, che la città debba puntare a quello. Il ponte non credo sia la soluzione ai nostri mali, ci manca praticamente tutto, ci mancano infrastrutture primarie e secondarie, ci manca una reale alta velocità, ci mancano porti e aeroporti. Ecco, io credo che da qui si debba partire, uscendo da questo dualismo. Io non contesto chi crede in questa battaglia e intende portarla avanti. Ritengo solo che non sia questo il tempo, ma anche perché realmente non è possibile. Il governo ha stanziato dei fondi per fare degli ulteriori studi di fattibilità, quindi ad oggi non c'è neanche un progetto sostenibile per la realizzazione del ponte. Io dico, preoccupiamoci davvero delle importanti risorse che l'Europa ci ha dato e che ci ha dato per fare altro, e facciamolo. La classe politica locale, la classe amministrativa è capace di relazionarsi con l'Europa, con il governo centrale, proprio per sfruttare al meglio questo PNRR che da tutti è dipinto come la soluzione a tante problematiche che ci trasciniamo da tempo. Spesso però dalle nostre parti emerge un'amara constatazione, l'assenza di progetti e dunque opportunità che sfumano. Purtroppo sì, abbiamo questa difficoltà, lo hanno dimostrato alcune linee che ci sono sfuggite e credo che in questo senso dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo formare anche o utilizzare personale già formato perché questi progetti effettivamente vengano portati a termine e non si rischi, come spesso si è fatto, di perdere risorse importanti, risorse che forse non sono una soluzione assoluta ma certamente sono un'opportunità storica che ci consentirebbero di ridurre il divario che esiste oggettivamente tra nord e sud e che oggi invece ci consentirebbe davvero di avere importanti opportunità di sviluppo ma anche importanti opportunità di rilancio, perché questa è una terra che dal punto di vista storico, culturale, naturale, paesaggistico ha tantissimo da offrire. Io dico che questa è una partita che dobbiamo condurre nel migliore dei modi, per cui credo che assolutamente vadano rafforzate le equip, gli staff che si occupano della progettazione. Ecco, questa è una partita che non possiamo in alcun modo perdere. Firmato dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e dal presidente provinciale di Confcommercio e Federpreziosi Giuseppe Caruano, un protocollo d'intesa con l'obiettivo di favorire l'interscambio di informazioni su fenomeni legati alla criminalità, promuovere iniziative e incontri in tema di prevenzione a favore dell'utilizzo di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza antirapina e da segnalare casi anomali riguardanti tentativi di raggiri, truffe, furti con destrezza o tentativi di rapina. Vediamo. Prevenzione e sensibilizzazione, oggi si firma un protocollo importante antirapina. Il protocollo nasce dall'adesione della Confcommercio Federpreziosi provinciale che al protocollo nazionale stipulato qualche tempo fa dal Ministero dell'Interno con la stessa federazione nazionale. È uno strumento importante perché è un modello operativo, anche per certi versi innovativo. È l'esempio di una collaborazione tra pubblico e privato per una sicurezza che non è solo la sicurezza del singolo sito commerciale, ma diventa sicurezza di un intero territorio, perché anche questi sistemi di videosorveglianza o questi momenti di segnalazione, di compartecipazione, aiuteranno sicuramente a migliorare la sicurezza nel suo complesso. Auspichiamo una forte adesione da parte dei commercianti, da parte dei titolari di negozi, di gioielleria, di oreficerie, che sono tanti in questa provincia.
perché quante più adesioni avremo, tante più, come dire, sistemi di videosorveglianza saranno resi operativi. Sono tanti gli imprenditori che hanno chiesto a Confcommercio oggi si firma questo protocollo. Sì, è un momento importante per la categoria, diciamo, della Federpreziosi, che è parte integrante di Confcommercio, perché andiamo a stipulare un protocollo e a siglare un protocollo che ci vedrà, diciamo, in sinergia con le forze dell'ordine per cercare di tutelare al massimo le nostre attività, quelle che sono, diciamo, un po' più a rischio, ma soprattutto è, diciamo, un sistema di sicurezza che si diciamo, amplia sul territorio e che ci consentirà di essere, diciamo, tutti un po' più tranquilli, visto che negli ultimi, diciamo, tempi soprattutto diciamo, le attenzioni ai negozi di, diciamo, delle gioiellerie in particolare da parte di eventi criminosi è stata abbastanza alta, e quindi da questo è scaturito anche il fatto che già da tempo il protocollo è sottoscritto a livello nazionale. È importante per la famiglia Confcommercio, per la categoria di Federpreziosi che sottoscrive questo importante protocollo per la videosorveglianza, per implementare quello che è la rete della collaborazione e diciamo, dello scambio di informazioni, che aiuterà sicuramente tutte le forze dell'ordine che presiedono il territorio agrigentino a dare ancor più quella giusta e necessaria assistenza alla nostra categoria, alla categoria appunto delle gioiellerie in particolare, ma sicuramente a tutto il territorio di presidio di sicurezza. Quindi siamo molto contenti di aver sottoscritto questa mattina con Sua Eccellenza il Prefetto, alla presenza delle tutte le forze dell'ordine, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e al Questore diciamo, di Agrigento, che erano appunto già stati a suo tempo, o avevano già manifestato a suo tempo il loro benestare. Brutta disavventura per un pensionato 74enne di Canicattì che è stato minacciato con una pistola e rapinato in casa. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato in un'abitazione lungo via Vittorio Emanuele. Un malvivente con un volto travisato da un passamontagna armato di pistola è riuscito a intrifularsi all'interno della casa del pensionato. Una volta dentro ha minacciato l'uomo intimandogli di consegnare soldi e gioielli, ma non riuscendo nell'intento si è accontentato soltanto del telefono cellulare del proprietario di casa. Poi la fuga. L'anziano, scosso per quanto accaduto, l'indomani mattina è andato a presentare denuncia ai carabinieri, al via le indagini per risalire all'identità del malvivente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Per la UIL inizia la stagione dei congressi in vista dell'appuntamento provinciale che raccoglierà le vertenze di tutte le categorie del sindacato. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al presidente provinciale della sigla, Gero Acquisto. L'apertura dei vari congressi territoriali e zonali delle varie categorie della UIL in atto vanno verso quello provinciale che si terrà a breve. Ecco, su quali piattaforme e obiettivi futuri lavora la UIL di Agrigento? I congressi sono motivo di analisi di quello che si è svolto negli ultimi 4 anni e quello che intendiamo fare per i prossimi 4. Ad Agrigento dobbiamo celebrare oltre 15 congressi di categoria per poi celebrare il nostro congresso confederale il 3 di giugno. Già abbiamo svolto il nostro consiglio confederale per pianificare questi congressi, quindi dobbiamo presentarci ai nostri iscritti per capire se il lavoro che abbiamo svolto è stato un lavoro nell'interesse degli iscritti e quindi anche della cittadinanza, dei pensionati, dei disoccupati, di coloro che si rivolgono presso le nostre sedi perché hanno un problema, e quindi dobbiamo pianificare il lavoro futuro. La UIL è anche servizi con un efficiente CAF che mette a disposizione l'utenza, è legato anche ai vari patronati, servizi importanti in un momento in cui le emergenze sono tante e che il cittadino magari è un po' smarrito, voi ne offrite diversi.
Sì, la nostra priorità, specialmente ad Agrigento, è stata quella di aprire i nostri servizi a tutto il territorio provinciale. Infatti oramai da oltre 4 anni siamo il primo patronato in provincia di Agrigento e anche come CAF abbiamo grandi numeri. Questo sta a significare che le esigenze e le istanze dei nostri comprovinciali vengono perfettamente, trovano soluzioni nei nostri uffici e quindi andiamo avanti nell'interesse della collettività. E lo abbiamo fatto in un periodo di pandemia, gli ultimi 2 anni abbiamo intensificato il nostro sacrificio, il nostro impegno nella tutela dei lavoratori, nella tutela dei più deboli. Ogni decreto che è stato emanato, che prevedeva delle misure a sostegno del reddito, sono state ampiamente riscontrate nei nostri uffici. Segretario, ecco l'ultima domanda, una UIL però sempre attenta alle tante tematiche del tessuto sociale, non ultima la presenza sempre con il cartello sociale, a evidenziare purtroppo tematiche e problematiche, in particolare quelle viarie, ora quella sull'acqua, che purtroppo da anni martoriano la nostra provincia. Sì, abbiamo rilanciato l'attività del cartello sociale, abbiamo trattato diversi argomenti negli ultimi 2 anni, siamo partiti dalla mobilitazione del 25 gennaio del 2020 che riguardava la mobilità, la viabilità, le infrastrutture. Questa settimana ci occuperemo anche di AICA, quindi la gestione pubblica dell'acqua in provincia. È stata fortemente voluta da tutti la gestione pubblica dell'acqua, però vediamo che riscontriamo ancora delle problematiche. Il nostro interesse va verso quella direzione di cercare di ottimizzare la gestione e di rendere un ottimo servizio. Il convegno di studi pirandelliani lascia nuovamente Agrigento. La 58esima edizione si sta svolgendo nel palermitano. Era già successo nel 2017. Arturo Cantella. Entra nel vivo il 58esimo convegno internazionale di studi pirandelliani. Dopo i ripetuti tentativi per cercare di restare ad Agrigento e considerato lo scarso interesse degli enti locali e regionali agrigentini per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del centro e degli studi che lo stesso porta ininterrottamente avanti da oltre 50 anni, si è ritenuto necessario prendere la dolorosa ma doverosa decisione di spostare ancora una volta il convegno pirandelliano al centro congressi dell'Hotel Saracen presso l'Isola delle Femmine di Palermo, in cui si era già svolto nel 2017. Il convegno internazionale di studi pirandelliani offre non solo l'opportunità di poter approfondire in presa diretta l'opera dello scrittore siciliano, ma anche uno straordinario strumento di conoscenza della cultura del territorio in cui si formano l'opera e l'autore. Gli studenti che si preparano da più di un anno per partecipare a questo evento, che ormai è diventato un punto di riferimento in Italia e all'estero, avranno comunque modo di poter visitare anche la Valle dei Templi di Agrigento e la casa natale di Luigi Pirandello, oltre che il centro storico di Palermo. L'edizione di quest'anno, che si sarebbe già dovuta svolgere lo scorso dicembre, è dedicata a 6 personaggi in cerca d'autore a 100 anni dalle prime rappresentazioni che si sono svolte a Roma, al Teatro della Valle il 9 maggio e al Teatro Manzoni di Milano il 27 settembre, entrambi del 1921. Si è sempre battuto per avvicinare i giovani allo sport, lo ha fatto da patron dell'Acragas Calcio e continua a farlo. Parliamo di Marcello Giavarini, vediamo. Siamo con l'ex presidente Marcello Giavarini. Presidente, allora qui ad Agrigento lei è sempre presente anche in maniera attiva e fattiva, recentemente ha donato anche un suo contributo al Teatro Pirandello per il concerto che c'è stato per l'Ucraina, ma anche dimostrazione di un interessamento verso il Comune Licata se si farà la Santa Pasqua. Insomma, lei è sempre vicino alla nostra economia, al nostro tessuto produttivo agrigentino. Sì, effettivamente Licata, Agrigento, la provincia, sempre mi è rimasta nel cuore. Per quanto riguarda il tema dei concerti, non potevo non collaborare, perché sono veramente molto sensibile. La guerra è una cosa che non si dovrebbe mai fare, specialmente nel 2022. Per quanto riguarda la confraternita di Licata, il comune, quindi per il Covid, che forse sono ancora un po'
in sospeso se si fanno le processioni. Se dovessero portarle avanti, io ci sarò a dare un contributo, fare in modo che i ragazzi, i bambini, possano finalmente, dopo 2 anni di Covid, poter andare in giro per la città. Non è stato solo questo, anche c'è stata un'azione fattiva anche verso la squadra dell'Acragas, se non ricordo male, donando appunto degli abbonamenti. Sì, ho donato degli abbonamenti e quindi questo sì, per i giovani ricordo, anche con la squadra della pallavolo. Quindi sì, è un tema che io sono sempre sensibile, quello di stimolare i giovani allo sport. Ecco, lo sport è importante, ma un'altra domanda, come vive un imprenditore siciliano che vive in Bulgaria questi momenti brutti di guerra? Una sua impressione. Beh, i momenti sono veramente brutti perché adesso col fatto del forse delle sospensioni del gas, quindi l'imprenditoria si dovrà essere costretta a pagare l'elettricità e l'energia molto più cara. Questo li mette in competizione svantaggiata rispetto alla concorrenza, alla Cina e agli altri. Quindi è un momento che tutta l'Europa stiamo vivendo. Noi in Bulgaria, essendo più vicino al confine, c'è un po' di tensione in più. E quindi il nostro augurio è che presto, insomma, tutto possa tornare come era prima. Sì, quello sì, ma ne sono convinto, quanto prima la pace regnerà di nuovo, anche perché senza pace non si va davanti, non si va in nessun posto. Basket Serie B, il mister della Fortitudo Michele Catalani aggiorna il record dei biancazzurri che era di 19 partite consecutive vinte e lo porta a 21, ma adesso è tempo di pensare ai playoff. Vediamo. Non voglio essere ripetitivo, sicuramente ci fa piacere vincerle consecutive, ci fa piacere essere entrati nella storia statistica di questo club, perché sicuramente aver aggiornato il record, che se non sbaglio era di 19 vittorie consecutive, però la teniamo abbastanza lì, vogliamo provare a continuare a crescere perché sappiamo che abbiamo poco tempo, perché di fatto adesso le partite che ci mancano e ci separano dalla post season sono sempre meno, avremo sostanzialmente un mese per essere pronti a giocare la post season che si preannuncia molto dura, quindi vogliamo provare a guardare un pochino più a lungo termine, trascurando il fatto che ovviamente stiamo sommando le partite a una striscia positiva molto lunga, sicuramente ci inorgoglisce, ma vogliamo provare a guardarci in casa, sicuramente in uscita da questa partita abbiamo tante cose a cui guardare e da correggere. Adesso aspetta Ragusa, poi Pozzuoli di nuovo in casa e probabilmente ci sarà la matematica certezza di essere nei playoff e anche in testa alla classifica. Quanto è importante questo aspetto in vista proprio dei playoff, su quante cose si può lavorare in questo periodo prima dei playoff? Ma sicuramente in tante. Ora, questa settimana per noi è determinante sia per un discorso di gestione dei carichi di lavoro, perché comunque dobbiamo gestire una settimana in modalità playoff, sostanzialmente giocando con pochissimo tempo di distanza tra una partita e l'altra. Poi avremo probabilmente un mese in cui non dovremo inseguire le vittorie in virtù della classifica, anche se poi di fatto già in questo momento noi non è che la guardiamo granché la classifica, cerchiamo di essere performanti. Di recente sicuramente dal punto di vista difensivo abbiamo avuto delle partite molto incisive, l'ultima a Sant'Antimo è stata una prova sicuramente molto positiva in trasferta, adesso abbiamo una partita a Ragusa che al di là della 21-22 vittorie, è una partita che ha motivazione perché è un derby, perché è una partita con un avversario difficile, in un campo difficile, soprattutto contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che ha bisogno di punti per rimanere nella parte alta della classifica ed avere una posizione migliore nei playoff. Quindi andiamo là ad affrontare una partita che sappiamo non sarà sicuramente facile da vincere. Le difficoltà probabilmente superata questa settimana avremo qualche certezza matematica, ma che ci cambia poco onestamente rispetto al nostro approccio al lavoro settimanale, il nostro approccio al lavoro in vista delle partite successive. Scenderemo in campo per provare a vincerle, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni possibile per affrontare il periodo che ci separa dai playoff, per arrivare ai playoff nella maniera più brillante possibile. Sicuramente è un aspetto positivo il fatto di avere un margine ampio in questo momento, dall'altra parte non vogliamo farci influenzare
anche in termini di gestione, quindi cerchiamo di proseguire con quelli che sono i nostri programmi sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, provando a scendere in campo per vincere sempre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.